Io ho la sensazione che, a prescindere dal grande sforzo che noi facciamo, l'assessore Strano giustamente ha messo attorno a un tavolo, o meglio dinanzi alla stampa, il presidente nazionale Federalberghi, Bernabò Bocca, il presidente dell'ENIT, che è l'ente del turismo nazionale, Marzotto, vari assessori, il presidente della regione e tantissimi amministratori che si trovavano là, prevalentemente siciliani oltre che giornalisti. Quindi è stato, credo, la conferenza stampa migliore, un ottimo lavoro, un lavoro fatto bene. Ma quanti amministratori siciliani erano lì? Quanti stand, quanti spazi, quanti soldi abbiamo speso e abbiamo investito? Per averne, per carità, non sono un esperto, non voglio decretare fallimenti o successi, ma per averne un vantaggio, secondo me, ampiamente sottodimensionato rispetto all'investimento e anche alla fatica. Io devo andare a Milano, stare 2 giorni là, per partecipare a 1 o 2 conferenze stampe, a 1 o 2 premi, l'Istituto Vite e Vino, piuttosto che altro istituto che presenta le cose. Bene, io non so, credo che insieme, se mettiamo investimenti di ogni provincia, comune, la regione, faremo 5 milioni. Lo propongo 10, 3... Non sono cifre da niente. Una volta si diceva 6 miliardi di lire per 3 milioni di euro, ora pare niente, ma in effetti è una grande cifra. Bene, ospitiamo qui e, per carità, facciamola se si vuole. Oggi abbiamo parlato con Napoli, a livello del Mediterraneo, del Mezzogiorno d'Italia, del Sud, una grande borsa del turismo. Abbiamo fiere vuote, deserte, dove si paga il personale a vuoto o quasi. Bene, rattoppiamole, aggiustiamole, i grandi padiglioni, ed ospitiamo lì una fiera del nostro prodotto turistico. Quando si sa, almeno in Sicilia, sono convinto che i trapanesi, i messinesi, i catanesi e i ragusani verranno, ma anche gli agrigentini, gli annesi e i nisseni, verranno migliaia di persone per 4-5 giorni di questa mostra e scopriremo noi stessi, oltre che trascorrere una giornata fuori e quindi aiutare l'economia di una grande città, scopriremo che ci sono beni culturali, paesaggistici, ambientali e quindi boschi, riserve, grotte, spiagge, vulcani e reperti archeologici, valle dei templi, piuttosto che teatri greci o romani, barocco, piuttosto che arte contemporanea, che meritano una visita. E questo lo diremo a quanti verranno, i quali appunto potranno fare turismo interno. Moltissimi siciliani, piuttosto che andare a cercare quello che non c'è in Irlanda, con tutto il rispetto, sarebbero indotti a fare 1 o 3 giorni dall'altra parte della Sicilia, lasciando qui soldi che invece vanno ad economie di altri paesi o di altre regioni. E poi, perché no, visto che siamo al centro del Mediterraneo, ospitare anche i paesi. La Libia ha una città che si chiama Leptis Magna, fondata dai Romani, che era una seconda Roma, secondo le intenzioni di quell'imperatore che era nato proprio in Libia. Ma credo che il Cairo valga la pena di visitarlo. La Spagna è meravigliosamente bella, ricca di opere d'arte, ma anche di spiagge. E che dire della Turchia o quant'altro? Ecco, aiutiamo il nostro Mediterraneo. E il Mediterraneo guardi al nostro sud con grande interesse. Se è vero che anche qua il divario cresce tra le nostre meraviglie e, come dire, per carità, con tutto il rispetto, quello che offre Riccione o Rimini, dove ci sono molti più turisti che in tutto il Mezzogiorno, si vede che qualcosa non va nelle borse del turismo per come le frequentiamo e per come vi investiamo le nostre risorse.